Buonasera a tutti, benvenuti nelle consuete chiacchierate di Più Europa Lauria. Questa sera, questo pomeriggio quasi estivo, avremo modo di parlare del Pride Month e più specificamente anche del DDL Zan. Insieme a noi abbiamo un nutrito parterre, abbiamo l'avvocato Morena Rapolla del Foro di Potenza, abbiamo Marco Taradas, Più Europa, Nicola Zaccara, Più Europa Lauria e Domenico Lamboglia col nom de plume Sebastian. Il cognome non riesco mai a pronunciare, quindi mi fermo qui. Quello di un whisky, il cognome. Che dicevamo? È un whisky, infatti. Che dicevamo? Dicevamo innanzitutto perché partire in questo mese di giugno? Perché il Pride Month è l'occasione di ripercorrere quello che fu un grande movimento per i diritti che culminò nei moti di Stonewall nel 1969 a New York. E che da quel momento in poi ha messo in luce una serie di questioni, una serie di diritti che ancora non erano, come dire, ben chiari nella nostra cultura e nella nostra civiltà. Per arrivare ad oggi a parlare del DDL Zan, in sintesi, dico due o tre paroline prima di lasciare la parola ai nostri ospiti che avranno modo di approfondire la questione. Che cos'è il DDL Zan? È una legge, è una proposta, è passata soltanto alla Camera nel frattempo, che approva misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Sulla disabilità, per la verità, se ne è parlato troppo poco, ma anche questo credo che sia un passaggio importante. Questo testo di legge approvato alla Camera consta di 10 articoli, vengono introdotti nuovi reati, si appoggia a la legge Reale e la legge Mancino. E su questo impianto normativo inserisce appunto a fianco a quelle che erano, diciamo, questioni un po' più classiche come discriminazione razziale, etnica e religiosa, va ad innestare anche quello che è tutto l'ambito dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Molto brevemente, c'ho qualche altro appunto. C'è la questione delle aggravanti, poi magari Morena ci spiegherà meglio che cosa sono gli atti discriminatori, fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, che è un po' il focus principale di questo nostro incontro odierno. Lo anticipo, qual è la contestazione principale, quella più, se vogliamo, più sensata, più ragionevole, sulla quale però dobbiamo adesso lavorare un po', è quella che viene, come dire, intaccata, alcuni sostengono, la libertà di manifestazione del pensiero. Ecco, questo è un aspetto che per noi, diciamo, di Più Europa, liberali, vale la pena fare un approfondimento in più, ma Morena sicuramente ce ne darà atto, così come credo anche la posizione di Marco sarà ampiamente dibattuta su questo tema. Altro discorso importante è quello dell'hate speech, che è collegato a quello di prima, quindi il discorso d'odio e di incitamento all'odio. E poi una cosa che secondo me invece è molto importante è anche l'aspetto a fianco, quindi diciamo dell'aspetto sanzionatorio, dell'aspetto penale. Forse l'aspetto invece più interessante, se vogliamo, o comunque più utile da un punto di vista culturale, oltre all'aspetto, diciamo, dicevo prima, sanzionatorio, è quello del mondo
educativo, culturale, anche quindi nella scuola. Chi lo vede in maniera positiva come me, lo vede un'ottima occasione per insegnare ai bambini, ai ragazzi, a secondo delle loro, come dire, età e capacità culturali, quindi insegnare la tolleranza e insegnare il rispetto per tutti. Chi lo vede in maniera, come dire, distorta e negativa, lo vede come il famoso gender nelle scuole, sul quale, insomma, poi penso varrà la pena approfondire anche meglio. Io, come più volte, insomma, chi ci segue sa, faccio questa piccola introduzione, poi lascio ampio spazio ai nostri ospiti, con però il diritto poi di interrompere quando reputo sia opportuno chiedere magari un chiarimento ulteriore o un approfondimento in più. Direi di iniziare con Morena, però giusto un saluto voglio farlo fare a Nicola Zaccara, che è il nostro anche, come dire, delegato provinciale, quindi ci tenevo a far salutare anche lui. E poi Morena, Marco e in coda Domenico, che insomma, essendo padrone di casa anche lui, può tranquillamente aspettare un po' per parlare. Nicola, lascio a te la parola e un saluto. Grazie a tutti. Allora, credo di aver dato audio perché non si è dato audio. Saluto il relatore, ringrazio Morena, ringrazio Marco, ovviamente Italo e Domenico, la disponibilità è costante. Io vorrei partire da una cosa, sicuramente lo faranno anche gli altri, io che però sono completamente ignorante in materia, vorrei dare solo le definizioni. Cioè, ci dice che sesso si intende sesso biologico o anagrafico, poi correggetemi se sbaglio. Che genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con l'aspettativa sociale annessa al sesso. Che orientamento sessuale si intende attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto dello stesso sesso o di entrambi i sessi. E che identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver compiuto un percorso di transizione, giusto perché anche chi ci ascolta abbia la definizione per poter interagire con noi. Quindi, dopodiché, ho potuto vedere che identità di genere sembra un concetto nuovo, ma che la legge dice che è a valere per questa legge. Poi do un ulteriore spunto su quello che aveva detto Nordio in commissione giustizia sul fatto che rischiamo che la pedofilia sia identificabile come orientamento sessuale, ne parliamo se volete, e poi dico anche la mia, cioè io vorrei che arrivassimo su questi temi che sono sacrosanti e mi vedono perfettamente d'accordo a far corrispondere la consapevolezza razionale di ognuno di noi con la consapevolezza emotiva. Mi spiego, anche sul razzismo per esempio, no? Io credo che la consapevolezza razionale sul razzismo è diffusa nella maggior parte della popolazione, per fortuna, finché non è a te che tocca il medico di colore che ti viene a curare, lì emotivamente vacillano le tue convinzioni. Ecco, io vorrei che anche su questi temi noi affrontassimo la materia culturale di formazione ancora più pesantemente rispetto a come viene posta in questa maniera, in modo che la gente è consapevole quanto parlavamo prima anche di utero in affitto, cosa ad esempio a me mi trova d'accordissimo, e sono ancora più felice quando mi capita vicino casa un'esperienza del genere. Però tanta gente è d'accordo su tanti temi finché non si trova ad affrontare questi temi, e allora vuol dire che è d'accordo ma non è pronta. Ecco, questo è il livello su cui io vorrei portare anche l'attività pubblica delle nostre istituzioni. Grazie Nicola, e penso che ci ha dato una serie di spunti e la presenza dell'avvocato, perché è importante anche qui precisarlo,
Morena Rapolla ci aiuterà proprio a entrare in questo ambito. Io prima non l'ho detto, lo dico adesso, dicevo appunto è una collega del Foro di Potenza, ha una formazione specifica nell'ambito del diritto civile, della tutela dei diritti umani, del diritto di famiglia e dei minori, è un'esperta in diritto antidiscriminatorio e segue numerosi procedimenti di rettifica di sesso ed identità anagrafica. Ho avuto modo di leggere più di una sua intervista e parlava anche per esempio dei costi della giustizia legati a questo fenomeno e anche questo è importante. Non so se è ancora componente del Dipartimento Persone e Tutela dei Diritti Umani della Fondazione AIGA. Non lo è più e per questo l'ho detto, però fa parte comunque della sua formazione. È coautrice e autrice di numerose pubblicazioni giuridiche, ho visto in materia di diritto di famiglia più specificamente. Quindi quello che Nicola ci diceva con Morena, penso che avremo modo davvero di poterlo approfondire. Lo dico anche a Marco che è arrivato qualche secondo dopo, diciamo, un primo dialogo internos. Faccio parlare innanzitutto Morena che avrà l'occasione di approfondire da un punto di vista proprio squisitamente giuridico ma accessibile a tutti la questione e poi passo la parola a Marco che sarà credo un valido controaltare su alcune questioni. Grazie Morena, grazie Marco, passo la parola a te. Grazie Italo, grazie a Più Europa Lauria per questo bel momento di condivisione e anche di confronto costruttivo, perché io non mi sottraggo mai al confronto quando deve essere un momento di crescita valoriale e interpersonale, tanto per chi partecipa e prende parte al confronto, ma anche diciamo per coloro i quali ci seguono da casa. Quando parliamo di, diciamo, io cercherò di essere molto fruibile, nel senso che cercherò di arrivare sia ai colleghi e alle colleghe, ma anche ai cittadini comuni, quindi metterò al bando tecnicismi e quant'altro. Quando parliamo di questa materia, signori, il fil rouge che accomuna materie come queste è la tutela dei diritti umani, perché quando parliamo di omo, lesbo, bitransfobia, quando parliamo di crimini d'odio, parliamo di condotte particolarmente riprovevoli in quanto costituiscono un attacco alla persona non per quello che rappresenta o per quello che pone in essere, ma per quello che è. Quindi questo è il punto di partenza. Lo stesso Mattarella, le istituzioni sono ormai concordi nel ritenere che i crimini d'odio, e in questo caso l'omo, lesbo, bitransfobia, la misoginia, l'abilismo, rappresentano una delle più, consentitemi, vigliacche forme di aggressione ai diritti umani. Perché parliamo di diritti umani? Perché i diritti umani siamo noi. I diritti umani rappresentano il primo, come dire, prodotto proprio dell'essere umano. Sono la proiezione dei nostri sogni, delle nostre legittime aspirazioni, di quello che siamo e di quello che desideriamo essere, in piena coerenza con i dettami della nostra Carta Costituzionale, che ha come uno dei suoi fondamenti e pilastri portanti il principio, il diritto della libertà di autodeterminazione, cioè la libertà di essere e decidere al meglio per se stessi, senza andare a ledere la libertà altrui. Quindi questa è la necessaria premessa per affrontare in maniera, come dire, onesta, intellettualmente, nella maniera più chiara possibile questi argomenti. Poi mi piace partire anche da alcuni report. Come ogni anno Arcigay ha presentato il report annuale del 17 maggio, la giornata mondiale contro l'omo, lesbo, bitransfobia. Ebbene, il lockdown ha invisibilizzato e reso ancora più esplosivi i conflitti all'interno dei nuclei familiari, perché purtroppo adesso con il lockdown non ci sono state, per ovvi motivi, aggressioni in piazza e quant'altro, sono stati proprio i contesti familiari a diventare il terreno fertile negli ultimi 12 mesi di aggressioni a sfondo omo, lesbo, transfobiche.
Ebbene sì, proprio la famiglia che dovrebbe accogliere, a prescindere e amare senza condizioni il proprio figlio o la propria figlia, purtroppo in questi mesi si sono molte famiglie trasformate in veri e propri inferni. Sono circa 120 i casi resi notiziabili dal report ultimo di Arcigale, che significa un'aggressione omo-lesbo-bitransfobica ogni 3 giorni. Quindi partiamo da un dato importante. È su questo terreno che si va ad operare il DDL Zan, che rappresenta il frutto innanzitutto già di alcune come dire, mediazioni tra varie correnti politiche. Per questo le associazioni LGBT e la politica, consentitemi, virtuosa, considera improponibile ulteriori mediazioni a ribasso. Penso al testo, alla PDL proposta dalla destra a firma dell'onorevole Ronzulli, che vedremo poi da qui a un attimo rappresenta non solo un passo, non solo non rappresenta un passo in avanti in termini di tutela, ma rappresenta, attraverso l'inserimento di un aggravante speciale, di una semplice aggravante speciale, un attacco, anche un forte indebolimento già all'impianto della legge Mancino. Dicevo, il DDL Zan rappresenta il frutto di un'unificazione tra più proposte di legge, il testo della Boldrini, di Zan, di Scalfarotto, di Bartolozzi, e va proprio a impattare, a modificare l'impianto della legge Mancino contro i crimini d'odio del 1993, ampliandone il novero della tutela, in quanto si intende introdurre con il DDL Zan misure volte al contrasto di discriminazione e violenze fondate sul genere, sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e, grazie all'approvazione dell'emendamento Noia, anche sulla disabilità della vittima. Come ben sapete, come ha detto Italo, il testo dopo un periodo di non facile mediazione è approdato finalmente al Senato, però lì purtroppo si è arenato, perché le vicende politiche, penso alla Lega, al senatore Ostellari, il presidente della Commissione Giustizia, lo ha di fatto arenato con 170 audizioni previste al Senato. Non è la prima volta, guardate, che il Parlamento italiano si occupa di questo tema. Sono circa 26 anni che la politica italiana continua a non assumere continua a non prendere una forte e severa e seria assunzione di autoresponsabilità. Sono 26 anni e ci sono circa 5 o 6 tentativi di portare a casa una legge contro l'omolesbotransfobia, risalente alla prima del 1996 di Vendola, molte delle quali sono purtroppo cadute sotto la scure del voto parlamentare oppure delle pregiudiziali di incostituzionalità. Però guardate, il DDL Zan rappresenta anche una novità rispetto al passato di queste altre proposte di legge purtroppo naufragate. Perché dico questo? Perché presenta l'elemento di novità di una tutela estesa non solo alle persone LGBT, ma anche al sesso, al genere e alla disabilità. Quindi mi piace rimarcare un aspetto, perché già quando 5 anni fa fu approvata la legge 76 del 2016, la cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto le unioni civili nel nostro ordinamento giuridico italiano e le convivenze di fatto registrate o non registrate, che sono estendibili anche a persone non LGBT, quindi anche persone eterosessuali che decidono di non contrarre matrimonio, all'epoca si diceva, no, ma questa è la legge dei gay. I detrattori e chi purtroppo gli stessi che continuano a tentare di mistificare, infettare il dibattito e il confronto, che a mio avviso, come ho detto all'inizio, deve portare a una crescita nelle rispettive posizioni, non deve portare a, come dire, a non rendere più nitido il terreno del confronto. Quella non era una legge per i gay, quella delle unioni civili. Non è nemmeno una legge appannaggio dei gay, questa è il DDL Zan, perché come ho detto poco fa, sono tante le, non mi piace chiamarle categorie, e lo spiegherò da qui a un attimo, perché ad esempio le donne non rappresentano né una categoria, né tantomeno possono essere considerate una minoranza, tantomeno dal punto di vista numerico.
Mi piace chiamare queste persone che rappresentano il bene giuridico oggetto di tutela del DDL Zan, mi piace chiamarli portatori o portatrici di una specificità, di un qualcosa che le rende uniche e perciò purtroppo per gli avventori e per coloro i quali agiscono i crimini d'odio li rendono soggetti fragili e vulnerabili, li rendono bersagli sensibili. Questo è il terreno dal quale bisogna partire. Non solo ci sono i report di Arcigay, ci sono anche alcuni dati raccolti dalla segnalazione dell'OSCAD e altri dati ufficiali contenuti nel sistema di indagini SDI, che vanno proprio a sancire come spesso i crimini d'odio non vengono né denunciati, penso al cosiddetto fenomeno dell'under recording, per motivi come ad esempio il fatto che ancora in molti non hanno la consapevolezza che quell'aggressione subita sia motivata dal pregiudizio, oppure motivo per la mancata denuncia anche la scarsa fiducia nelle forze dell'ordine, la paura di compromettere la propria privacy, il timore di subire ritorsioni. Sento dei rumori. Sì, sono io che ho acceso il microfono. Allora, Perfetto, perfetto. volevo a questo Sì. punto sentire anche Marco. Vediamo qual è la sua posizione, vediamo che cosa può aggiungere o ribattere alle tue osservazioni e poi magari Ci facciamo un altro confrontiamo, giro. mi piacerebbe ecco, confrontarci proprio Perfetto, sui punti perfetto. battuti, come l'identità di genere, il fatto che alcuni dicono che è una legge bavaglio, no? Su questi punti nevralgici. Esattamente, Va esattamente, esattamente. bene. Marco, credo che puoi accendere il tuo microfono. Sì, grazie. Ma io volevo dire solo Grazie, una questione. benvenuto. Prego. Grazie. Grazie per aver organizzato anche questo incontro che è importante. Naturalmente condivido tutte le valutazioni sui diritti umani che la legge Zan intende difendere, perché sono convinto che in questo paese ancora la tolleranza sia molto inferiore a quello che dovrebbe essere in un paese civile il rapporto tra le persone. Quello che io, su cui io dubito è che la legge Zan serva a qualcosa. Io penso che non serva assolutamente a nulla, che sia una strada facile che viene scelta così senza ormai pensarci più da tutti i partiti di destra e di sinistra per risolvere dei problemi sociali. Cosa si fa con la legge Zan? Si aumentano le pene. Questa è la novità della legge Zan. Si aumentano leggermente le pene per coloro che commettono atti di violenza. E poi si va a punire l'istigazione, perché la legge Zan punisce l'istigazione nei confronti di tutte le varie categorie che sono richiamate nella legge Zan, l'istigazione a commettere atti di discriminazione o di violenza. Ora, questo criterio dell'istigazione è un criterio molto vago che infatti, anche rispetto alla legge Mancino, ha incontrato diverse difficoltà poi nei giudizi. A parte il fatto che hanno infilato nella legge Zan anche la disabilità, e francamente non capisco in Italia l'emergenza violenza sui disabili, l'emergenza associazioni che istigano alla violenza sui disabili, non ce ne sono. La violenza sui disabili può accadere, però generalmente è un fatto legato a qualche problema di chi commette questo genere di violenza. L'hanno infilata lì e io, se fossi uno che difende i diritti umani di coloro che hanno una sessualità diversa dalla mia, francamente non l'accetterei neppure. Un fatto di questo genere. Sembra quasi che l'omosessualità, la transessualità, eccetera, eccetera, sia da inserire in una categoria protetta perché è diversa dalle altre in termini di capacità.
È stato un modo, credo che non, nemmeno Zan l'abbia voluto, ma insomma per ottenere un po' di considerazione anche in ambienti che non concordavano con la legge Zan nel suo complesso. Però la questione di fondo è che io sono convinto che non sia più pene la risposta all'intolleranza, ma più diritti. E quindi da sempre sostengo le leggi che aumentano i diritti e faccio due esempi. La legge sulla Step Child Adoption. Io vorrei che il Partito Democratico, che chiede più pene, invece impegnasse un minimo dell'energia che sta mettendo sulla legge Zan nella introduzione alla Step Child Adoption, perché non capisco perché una coppia che decide di avere insieme un figlio, per oggi diciamo la coppia femminile, debba essere discriminata rispetto alle coppie eterosessuali. Per quale motivo, se decidono insieme due donne di avere un figlio e lo hanno per via eterologa o per via normale, diciamo tradizionale, per meglio dire, non debbono essere considerate entrambe genitori del bambino? Cosa è più utile al bambino, sentirsi discriminato per questo motivo, non poter dire che ha due madri, o essere invece lasciato nella condizione? Lo stesso per la gestazione per altri. Per quale motivo si deve chiudere, abbassare la saracinesca di fronte alla possibilità che è riconosciuta da altri stati e da stati religiosi? Faccio l'esempio di Israele, chiudere questa possibilità come se fosse un attentato classista nei confronti delle classi sociali più povere, più deboli, per cui ci sarebbero gli sfruttatori omosessuali che andrebbero a costringere, in cambio di vile denaro, donne che sono disposte a fare la gestazione per altri. Questi sono punti in cui si afferma una uguaglianza tra le persone. Non quello dell'aumento delle pene in relazione a dei reati che sono già puniti, però si vuole dare l'esempio e quindi si aumenta la pena e al tempo stesso si crea tutta una categorizzazione di situazioni identitarie che secondo me tradiscono quello che dovrebbe essere il valore della solidarietà tra le persone. Cioè, io riconosco i tuoi diritti perché sei una persona come me e non sto a guardare se sei bi, a, cis, trans, queer, non sto a guardare che cosa sei. Tutta l'elencazione entomologica delle categorie sessuali che c'è nella legge Zan, secondo me, è una diminuzione rispetto alla dignità della persona. Basterebbe, e su questo secondo me il compromesso sarebbe stato possibile, se vogliamo sottolineare una situazione che oggi secondo me non è peggiore che nel passato. Non so se voi avete letto l'intervista a Pezzana sul venerdì, uscita l'altro ieri, dove Pezzana raccontava quando nel 1976 fondò il Fuori e che aderì subito al Partito Radicale. Insomma, io questa storia l'ho vissuta dal 1975, quando mi sono iscritto al Partito Radicale. Ho sempre avuto tra coloro che militavano nel Partito Radicale persone che lottavano anche per il riconoscimento civile, umano dell'omosessualità e non c'è mai stato nessuna difficoltà per coloro che volevano aderire al Partito Radicale a vivere la loro vita politica come cittadini, non come omosessuali soltanto. Oggi mi sembra invece che ci sia un ampio numero di persone che vogliono esprimere se stesse innanzitutto per la loro identità. No, io sono contrario a questo. Io penso che ciascuno di noi debba vivere la propria identità, ma non debba rivendicare in nome della propria identità una particolare tutela. E dicevo, secondo me sarebbe bastato inserire all'interno della legge Mancino due parole, aggiungere alle altre categorizzazioni, ma molto generali, astratto, cioè per
per motivi religiosi, etnici, eccetera, eccetera, e aggiungere per il sesso o la sessualità. Questo comprendeva tutte le possibili, tutti i possibili comportamenti. Se ci fosse stato una violenza, secondo me non sarebbe necessario aumentare le pene, ed è una scorciatoia, però avrebbe potuto essere meglio categorizzata in termini di legge astratta e generale, e non sarebbe andato a creare una subcultura che vede nella tutela non dei propri diritti ma della propria persona la prevalenza sui diritti, per cui secondo me sarebbe più giusto muoversi. Diritti che equiparano coloro che non hanno una sessualità eterosessuale a quella degli altri, la stepchild adoption e la gestazione. Questa, io credo che grazie Marco. Morena, prima di passare la parola a te, un passo indietro rispetto a tutte le lotte per i diritti civili che sono state fatte nel passato, perché si è scelta la strada delle pene e non dei diritti. Grazie Marco. Dico Morena, prima di passare la parola a te, volevo evidenziare innanzitutto una mia piccola riflessione, e cioè il ragionamento che fa Marco sul panpenalismo e sull'aumento di pena, lo capisco e fa parte anche della mia cultura sia giuridica che politica. Allo stesso tempo capisco anche il ragionamento sui diritti, nel senso che effettivamente questa è un'occasione mancata, perché si poteva fare, e poi quindi perciò poi lo chiedo a te dopo aver sentito anche Domenico, si poteva fare un lavoro in più, un lavoro proprio sul diritto di famiglia, e Mari, questa in effetti è un'occasione mancata. È vero che avrebbe creato ulteriori difficoltà operative, la posizione di Marco è un po' anche la posizione che ha assunto per esempio pure Riccardo Maggi per alcuni versi, dove appunto si ribadisce, ed è quello che dicevo anche io un po' nell'introduzione, che le sanzioni penali non sono lo strumento migliore per arginare la violenza, ma serve di più la cultura, e servirebbe ancora di più appunto quello che dicevamo prima, e cioè una modifica radicale e sostanziale del diritto di famiglia, quindi sia la stepchild adoption che pure è stata evocata prima, e così come anche chiamiamolo utero in affitto per semplificare e per farci capire, ma la gestazione per conto di altri forse ancora più preciso come terminologia. Vorrei sentire Domenico, però Morena, tieniti tutti questi punti da conto per parte mia, e poi chiudo veramente il mio intervento. Secondo me i dati che hai snocciolato tu sugli attacchi, sulle violenze subite, secondo me giustificano invece un impianto normativo un po' più specifico, quindi sono molto secco, poi lascio magari a te l'occasione di approfondire, fermo restando che la posizione di Marco la capisco e sarebbe la mia e sarebbe la mia in linea generale, forse tranne che in questo caso specifico. Vorrei sentire Domenico, che secondo me ci può dare ulteriori spunti, e quindi poi tornare da Morena, che fa un ulteriore approfondimento e risposta. Domenico, prego. Sì, allora, buonasera. Io in realtà ho poco da aggiungere, nel senso che Marco Taras, secondo me, ha colto in pieno, ha detto quello che avrei detto io fondamentalmente. Diciamo che aggiungerei un paio di cose. Innanzitutto, sono d'accordo con Marco anche perché non c'è dimostrazione del fatto, come dicevi anche tu, che la pena vada a creare una situazione di... vada a migliorare le condizioni delle persone, discriminate. Anche perché, se così fosse, la legge Mancino che stiamo andando a modificare, che risale ormai a 30 anni, insomma, quasi 30 anni fa, però di fatto l'odio contro determinate
contro, diciamo, coloro che erano in quella legge non mi sembra sia diminuito. E come diceva giustamente, secondo me, Marco, anche io sono più a favore di leggi che prevedono la promozione di un diritto piuttosto che affibbiare una pena per qualcosa che si è fatto. Anche perché il primo esempio che mi viene in mente è proprio la legge sulle unioni civili, che sì, ha fatto scalpore, ha fatto parlare, però fondamentalmente ad oggi non c'è, ecco, violenza, non ci sono state grandi fatti strani contro questo tipo di legge. Vuol dire che se io promuovo un diritto per qualcuno, magari nel momento in cui lo faccio avrò delle critiche, sicuramente sarà difficile farlo, però poi fondamentalmente concedere un diritto a qualcuno che non va a togliere nulla a qualcun altro è meglio che infliggergli una pena per qualcosa che ha, fra virgolette, detto fatto, fermo restando che poi la violenza è qualcosa di molto più pesante e vabbè, lì andiamo oltre. Però credo che per quanto riguarda la violenza ci siano già abbastanza norme che parlano in merito, per cui ecco perché secondo me non c'è bisogno di una nuova legge. Presumo, ma potrei sbagliarmi, anzi, che questo tipo di legislazione vada, secondo me, a peggiorare la cosa, non a migliorarla, perché si crea un conflitto che già c'è, perché c'è, è un po' come a dire, cioè, secondo me lo va a peggiorare, ecco, non va ad aiutare la situazione. Se invece avessimo fatto una legge che tuteli il diritto di una persona, secondo me avremmo bypassato questo problema, anche perché, mi ripeto, la legge Mancino è 30 anni che c'è, ma la violenza su chi voleva proteggere non mi pare sia diminuita, non mi pare sia passata. E poi, vabbè, il discorso che la pena possa essere pedagogica o insegnare qualcosa, lì è tutto dire, non mi pare possa essere così. Quindi, cioè, quello che ha detto Marco è secondo me è il giusto appunto che farei anche io a questo tipo di legge. Non sono mai per le leggi ecco specifiche come in questo caso. È un po' come la legge. Io qualche giorno fa sono andato sul sito di Invitalia perché volevo vedere dei bandi, capire delle cose, e insomma mi ha stupito molto vedere che se sei donna puoi accedere ai fondi a qualsiasi, non hai limite d'età. Se sei un uomo, il limite d'età è 35 anni. Ora, io per me è una discriminazione per me, perché non, io non, che ho 37 anni non posso accedere a quei fondi. E magari dovrebbe poter accedere mia nonna, che invece non ha nessuna idea imprenditoriale e non se ne farebbe niente di quei fondi. Cioè, voglio dire, io non sono per il bloccare, ma sono per il promuovere per tutti, dare la possibilità a tutti di esprimersi e di essere liberi in quel senso lì, piuttosto che andare a punire qualcosa. Domenico, per ora grazie, poi tieni pronto perché da te vorrei poi nel secondo giro approfondire magari tutto quello che è il sottobosco delle fake news che sono girate intorno a questa legge. E sì, dici cose interessanti anche tu, però sul discorso quote rosa, sul discorso di favorire l'imprenditoria femminile, diciamo che si fa riferimento a quella che il nostro impianto costituzionale, c'è una serie di sentenze della Corte Costituzionale che, e anche della Cassazione che Sì, hanno ma in effetti quello che voglio dire parlato. io è che è una questione strettamente culturale. Come dicevamo l'altro giorno alla nostra telefonata, le quote rosa non hanno avvantaggiato la ragazza che faceva la barista e che improvvisamente, perché c'è la quota rosa, si è innamorata della politica. La quota rosa, lo vedo nel nostro piccolo, ma credo sia così a livello nazionale, ha avvantaggiato donne, ma per carità, senza, cioè, non è che voglio essere violento, però voglio dire, ha avvantaggiato donne che erano già nel sistema, cioè non ha, io non vedo un nuovo accesso alla politica perché c'è la quota rosa. Quindi a cosa, per quello mi chiedo a cosa sia servito. E il mio discorso è assolutamente
al di fuori del panorama costituzionale, mi rendo conto, perché io non sono né avvocato, non ne so nulla, però analizzo la pratica, guardo la pratica, guardo nel nostro piccolo, e nel nostro piccolo le quote rosa sono servite, fra virgolette, a donne che erano già in condizioni, diciamo, erano già in quella situazione. Io non ho visto una ragazza, un nuovo ingresso in politica per via della quota rosa. Quindi ecco perché faccio fatica a il discorso è complicato. Esatto, usciamo un po' fuori. Allora, Morena, abbiamo fatto, credo, un primo quadro abbastanza, come dire, ampio, anche delle questioni che sono state, come dire, messe sul tappeto. Ora, davvero ti chiederei di fare un focus più specifico, sia in riscontro, sia magari analizzando qualche passaggio in più. Prego. Allora, io devo per forza replicare a quello che ho sentito dal dottor Tarabas e anche da Domenico. Allora, dobbiamo mantenerci sul terreno della chiarezza e soprattutto dell'obiettività. Allora, prima ho sentito dire che questa legge non va a tutelare, non aggiunge nulla in termini di diritti, ma va a sottrarre. Errato. Perché? Perché il DDL Zan prende proprio atto dell'inadeguatezza degli strumenti giuridici preesistenti a tutelare le discriminazioni e quei crimini d'odio che in particolare in Italia subiscono donne cisgender, transgender, in genere persone LGBT, persone con disabilità, e che vanno a colpire proprio il loro imprescindibile diritto alla libertà di autodeterminarsi. Guardate, quando si dice che questa legge non va a tutelare nessun diritto, purtroppo non solo non mi trovo d'accordo, ma non è così, perché va a tutelare l'imprescindibile diritto di essere se stessi, che è il fondamento della libertà e del diritto di esistere, signori, che è proprio l'humus e il DNA della libertà in quanto cittadini, in quanto componenti di una collettività organizzata chiamata Stato. E ancora, sentivo prima parlare del fatto che questa legge pensa solo a punire e quindi va ad inasprire le pene. Anche questo è errato, perché esiste la seconda parte del DDL Zan, che a questo punto invito caldamente alla lettura, dagli articoli 7 all'articolo 10, che non contengono norme penali a carattere repressivo, non vanno ad ampliare la dosimetria sanzionatoria, ma fanno opera di prevenzione e di orientamento culturale. Penso ad esempio all'introduzione nelle scuole della Giornata Mondiale contro l'omolesbotransfobia e di attività il 17 maggio. Attenzione, anche su questo punto ho sentito dire, non da chi mi ha preceduto, ma sul terreno della mistificazione, purtroppo, che le lobby LGBT vorrebbero andare nelle scuole ad insegnare la fantomatica teoria gender e ad insegnare ai bambini che possono tranquillamente essere un giorno maschietti, un altro giorno femminucce. Non è così, anche perché è chiaro che tutti i programmi che verranno costruiti per questi momenti, diciamo, di educazione all'affettività e al diritto di essere e di esistere per quello che si sceglie di essere, e guardate che se non insegniamo questo ai bambini e agli adolescenti, continueremo a rimpinguare i report di adolescenti che decidono di farla finita. Penso a Davide, più tristemente noto come il ragazzo dei pantaloni rosa, eccetera. Quelle giornate saranno costruite insieme a tutti i partner, a tutti i soggetti che agiscono nel mondo scolastico, quindi anche insieme ai genitori, insieme ai dirigenti scolastici. Quindi non andremo noi lobby LGBT ad insegnare la teoria gender, che tra l'altro è stata sconfessata dal MIUR già anni fa, e che quindi, se qualcuno mi dice in che cosa consiste, non si finisce mai di imparare. Ancora, il DDL Zan, guardate, va a colmare una lacuna di legge, perché quando ancora oggi sento dire, e l'ho sentito anche poco fa, gli strumenti legislativi già esistono, allora
anche questo purtroppo non è corretto, perché è ingiustificato chi dice questo riservare i crimini d'odio fondati su orientamento sessuale, disabilità, eccetera, un trattamento sanzionatorio più mite, perché allo stato attuale, signori, se io do uno schiaffo e colpisco un ragazzo in ragione del suo orientamento sessuale, la risposta sanzionatoria dell'ordinamento giuridico, un crimine quindi d'odio perpetrato per motivi di sesso, genere, eccetera, oggi risulta sanzionabile alla stregua di un'aggressione motivata, ad esempio per una lite in un parcheggio o per una rivalità calcistica, che sono gli esempi classici che la giurisprudenza fa dell'aggravante dei motivi abietti e futili di cui è l'articolo 61 numero 1 del codice penale. Quindi nel momento in cui noi andiamo ad applicare la legge Mancino anche ad ampliamo il novero dei soggetti tutelati, io non ci trovo nulla di così, tra virgolette, scandaloso o di qualcosa di retrivo o, come qualcuno vorrebbe vedere, una deriva populista del diritto penale. No, cioè, ci sono dei fondamenti di dogmatica penale, di politica criminale ben salda, e quella il fondamento di questo maggiore rigore punitivo risiede proprio nel fatto che i crimini d'odio, la loro maggiore riprovevolezza soggettiva, perché come dicevo prima si aggredisce un soggetto per quello che è, non per quello che fa o per altre circostanze, sia per quanto riguarda anche che ben venga la loro maggiore offensività, ma non mi si venga a dire però, attenzione, che il DDL Zan pensa solo a punire, perché in questo trovate in me una fervente paladina. Io lo dico da sempre, non bastano pene draconiane, severe, per riportare il reo ad una reale, non dico pentimento, ma comunque a ripensare la negatività e tutto quello che di negativo ha posto in essere nei confronti di uno o più soggetti. Ma serve un doppio approccio, e questo fa il DDL Zan, perché dall'articolo 1 all'articolo 6 si parla proprio dell'impianto punitivo, quindi del momento repressivo e punitivo, ma dall'articolo 7 all'articolo 10, prima citavo la giornata mondiale contro l'omolesbotransfobia, penso ad esempio anche a quello che è entrato già nel decreto agosto, che era previsto in prima battuta nel DDL Zan, la creazione di case rifugio e centri d'accoglienza per le persone LGBT. Quella parte del DDL Zan è diventato già legge ed è entrato nel decreto agosto, e l'UNAR ha licenziato nel mese di marzo proprio un bando che prevede ogni anno la messa a sistema di 4 milioni di euro per creare case rifugio e centri di accoglienza. Quindi, vedete, è molto più semplice di quello che si possa pensare. L'importante è mantenersi su quello che dice la legge, anche quando prima ho sentito parlare, seppur finisco solo questo concetto, Italo, e poi ti passo la parola. Quando prima ho sentito parlare il dottor Taradas, che parlava di stepchild adoption, eccetera, seppur anche in maniera, da quello che ho capito, lodevole, insomma, quella è un'altra battaglia, ma la stepchild adoption, la gestazione per altri, non parliamone proprio, perché purtroppo ci sono invece i mistificatori che ritengono che col DDL Zan si apra la strada all'utero in affitto, si apra la strada alla pedofilia autorizzata dallo Stato. Non è così, così facciamo non solo disinformazione, ma facciamo terrorismo psicologico anche sulla pelle di persone che ogni giorno, come la sottoscritta, perché vale anche la pena in incontri delicati come questi di togliersi per un attimo la toga, che quando esce per strada rischia di ricevere un'offesa, di essere aggredita, non perché cittadina italiana, ma perché donna transessuale, come portatrice di un'identità. Ecco perché prima, e non sono d'accordo quando il dottor Taradas diceva bisogna viversi come persone, non come portatori di un'identità. No, io vengo aggredita e malmenata perché sono portatrice di un'identità, io vengo vista come avversario sensibile di un crimine d'odio. Ecco perché il legislatore e la politica tutta non si può voltare dall'altro lato e dire ma sì, trattiamoli tutti, in fondo siete tutti persone, se io vengo aggredita in quanto persona transessuale. Prego, Italo. Morena, io ti ringrazio. Prima di passare la parola di nuovo a Marco, che sicuramente vorrà
anche lui ribadire i suoi concetti e magari, come dire, allargarli ancora. Io ti volevo chiedere invece una tua riflessione, che poi chiederò di fare anche a Marco, su uno degli aspetti che, come dire, obiettivamente ha costituito larga parte di mistificazione, ma allo stesso tempo effettivamente è complessa da capire, e secondo me tu ci puoi dare una chiave di lettura, perché, ripeto, è stata ampiamente discussa in Commissione per gli Affari Costituzionali alla Camera, e quindi per questo si è arrivato a questo punto qui, ma mi interessava approfondirlo con te. Io non voglio citare sentenze e altro, vorrei che ce lo spiegassi tu, però appunto anche con la forza della tua passione. E il tema è quello della libertà di manifestazione del pensiero collegato a, appunto alla normativa che verrebbe introdotta con la legge Zan. Cioè, cosa viene detto sicuramente in maniera polemica, molte volte inutile, ma molte volte ti lascia un attimo uno spazio di riflessione che secondo me vale la pena approfondire. Dici, no, nel momento in cui passasse questa normativa non è più possibile esprimere un pensiero diverso su tutto quello che è il mondo bisessuale, omosessuale, transessuale, eccetera, eccetera, perché poi sarebbe reato e quindi sarebbe una sorta di legge bavaglio. Sto facendo l'avvocato del diavolo solo per introdurre questa questione, che però, se vogliamo, è affascinante ed è anche giuridicamente molto interessante. Quindi volevo che ce la illustrassi tu, perché secondo me questo è un punto anche importante del DDL Zan, a fianco a tutto quello che hai detto prima, cioè oltre all'apparato sanzionatorio, l'apparato, come dire, propositivo, culturale e quant'altro. Però su questo, secondo me, c'è da riflettere per chi liberale, come dire, vuole difendere il discorso, e per chi c'è la libertà di discorso, la libertà di pensiero, quindi come viene affrontata dal DDL Zan questa specifica questione. Ti chiedo di essere sintetica, ma forte. È molto semplice, Italo. Allora, l'articolo 4 del DDL Zan contiene la cosiddetta clausola salve idee e si concentra proprio su questo terreno tanto arduo, a mio avviso in apparenza, della libertà di espressione. Perché nel testo, nell'articolo 4, si legge così testualmente: ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti, opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o la libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Allora, questo è il punto. Cioè, la legge è chiara, viene fatta salva la libertà di manifestazione del proprio pensiero, tutelata, ricordo, dall'articolo 21 della nostra Costituzione. La clausola salve idee dovrebbe garantire quindi la possibilità, e continuerà a garantire la possibilità, di esprimere opinioni che possono ad esempio non essere condivise dalla comunità LGBT, ma per questo non sono da ritenersi comunque forme di incitamento all'odio o alla discriminazione. Ad esempio, cito le parole della professoressa Caielli, che ha spiegato in maniera molto aurea che, ad esempio, non sarà perseguibile chi, ad esempio, per motivi religiosi, ideologici, manifesti idee contrarie a quello che è l'unione di persone dello stesso sesso, l'adozione omogenitoriale, o che affermi, ad esempio, quello io non sono d'accordo all'omosessualità, all'amore saffico, eccetera. Chi pensa questo potrà tranquillamente continuare a farlo e a manifestare liberamente il proprio pensiero. Dov'è che, come dire, si travalica, e lo dice proprio l'ultima parte del DDL, dell'articolo 4 del DDL Zan, si esce fuori dal campo della libera manifestazione di pensiero nel momento in cui questa libertà di manifestazione di pensiero diventa libertà, o si crede di avere il diritto di odiare o di poter istigare alla violenza.
Quindi è proprio questo il punto, anche perché il testo dell'articolo 604 bis dice che salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chi istiga a commettere, questo la, diciamo la, come è fatto oggi, punisce chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione fondati sui motivi dello stesso articolo. Ci ho detto, il DDL Zan non inserisce nella norma in questione la punizione della propaganda di idee, ma solo chi istiga alla violenza o la commette. Quindi guardate, e questo è il punto, la linea di discrimine. Io potrò continuare tranquillamente ad esprimere le mie idee, la mia contrarietà alle unioni civili, il mio non essere d'accordo con l'amore saffico, con il cambio di sesso, eccetera. Dov'è che io sarò, diciamo, ritenuto sensibile la mia condotta per il diritto penale? Nel momento in cui la mia condotta è ritenuta idonea a istigare alla violenza o a commetterla, e quindi lì dove la mia condotta vada o tra virgolette violentare la libertà di autodeterminazione altrui. Cioè, secondo me è di una chiarezza disarmante. Quindi io non capisco chi parla di legge bavaglio, eccetera, eccetera. Assolutamente no. Ma voi pensate che una legge come questa, se diventerà legge, possa nella gerarchia delle fonti andare a mettere il bavaglio all'articolo 21 della Costituzione che tutela la libertà di manifestare il proprio pensiero sempre e comunque? E quando manifestare il proprio pensiero di investigazione alla violenza, che lì il soggetto diventa sensibile per il diritto penale. È semplice, io lo vedo di una grazie, semplice Morena. Prego Italo, prego. Grazie. Allora Marco, io invece volevo chiedere a te di tornare anche tu su questo punto qui, di capire la tua posizione invece sul appunto su questo aspetto specifico, come dire, ritieni che questa norma, per così anche come illustrata da Morena, sia chiara, o se ritieni invece come in America che debba essere il marketplace a stabilire quale sia il limite, come dire, o se non c'è un limite a poter esprimere il proprio pensiero, ma sarà poi il dibattito a determinare la persistenza o meno di un'idea. Prego Marco. Sì, facciamo premessa, se avessi dei guai giudiziari da quelle parti, ricorrerei senz'altro all'avvocato Rapolla, che mi pare esprima con grande chiarezza e forza argomentativa le sue tesi. Ciò nonostante, sono ancora in disaccordo. Sono in disaccordo perché io lo so che non c'è. Intanto abbiamo parlato nella prima parte solo della questione penale, diciamo, della questione punitiva della legge Zan. Sul resto della legge Zan sono d'accordo, non sarebbe stato necessario allegare a quelle forme di comunicazione, di attività per la tolleranza e per il rispetto delle persone, aggregare anche la parte punitiva, ma di quella stiamo parlando. E sulla questione della libertà di parola, allora, intanto il fatto stesso che si sia ritenuto di inserire in un articolo di legge il testo della Costituzione già dall'idea, come dire, della coda di paglia di chi ha fatto questa legge, perché è chiaro che la libera manifestazione del pensiero non può essere punita nel nostro paese, c'è l'articolo 21, quindi richiamarla a che cosa serve? Assolutamente a nulla. Il problema, secondo me, è che alla fine però dovrà decidere un giudice, cioè un giudice si troverà di fronte a delle denunce, e la mia preoccupazione è che le denunce saranno innumerevoli, perché identificare quello che è istigazione e quello che non lo è non è tanto facile. E la cosiddetta comunità LGBT, ammesso che esista, ma in certi casi esiste, perché ci sono anche forme organizzate che tutelano i diritti di omosessuali, transessuali, eccetera, eccetera, all'interno di questa cosiddetta comunità, secondo me questa legge in realtà darà l'occasione per
chiedere al giudice se si tratta di istigazione o non istigazione. E dato che il giudizio è molto delicato, io temo che questa legge abbia dei contraccolpi negativi, perché alla fine arriveranno magari più assoluzioni che condanne, e il partito della vita, il partito della famiglia, il partito dei clericali reazionari ne uscirà rafforzato. Politicamente questa è una valutazione che chi fa le leggi dovrebbe fare, perché, ripeto, i casi di violenza saranno pure numerosi, però, come diceva la stessa avvocata all'inizio della trasmissione, in questo anno di lockdown sono avvenuti soprattutto all'interno delle famiglie, e chi si metterà a denunciare un familiare per la legge Zan? Beh, insomma, se uno arriva al punto di denunciare un familiare, lo fa con o senza legge Zan, e si accontenta anche delle punizioni che ci sono oggi. Poi è vero che il reato d'odio non viene punito di per sé, ma io sono di quelli che hanno sempre creduto che il reato d'odio dovesse essere categorizzato nella nostra legislazione penale, ma in quanto tale. Cioè, se tu agisci, non, come diceva l'avvocato Rapolla, non perché io sono quello che faccio, ma perché io sono quello che sono omosessuale, o sono nero, o sono non lo so che cosa, e tu mi colpisci, mi ferisci per questo motivo. Certo che l'aggravante d'odio deve essere contemplata. Ripeto, inserire invece una legge che riguardi soltanto alcuni fra i molteplici potenziali vittime di reati d'odio, come in questo caso tutte le forme di sessualità diversa da quella eterosessuale o la disabilità, secondo me non porterà un contributo alla tolleranza, non accrescerà la cultura liberale di questo paese, in realtà scatterà soltanto il riflesso giustizialista e verrà propagandato. Ora mi dica, avvocato Rapolla, esiste una sola legge che aumentando le pene abbia cambiato la cultura? La legge sul femminicidio, la legge sull'omicidio stradale o qualsiasi altra legge con l'aggravamento delle pene ha modificato i comportamenti sociali? Io dico di no, mentre invece le unioni civili dico di sì, e abbiamo lottato per decenni per le unioni civili prima di avere Renzi come presidente del Consiglio, che finalmente ha fatto approvare una legge sulle unioni civili, mentre invece qualsiasi altra forma di intervento che si basa essenzialmente sull'aumento delle pene, secondo me, non porta da nessuna parte. E qui c'è poi la mia polemica, sì, politica, nei confronti di un partito democratico che non... Lei dice, avvocato, no, ma questo io non lo posso accettare, quello che ha detto. Ah, non parliamo di stepchild adoption, se no... E si fa saltare tutto. Ma come? Ci sono milioni, non milioni, nel mondo sì, in Italia però ci sono decine di migliaia di conviventi che invece hanno bisogno della stepchild adoption, e noi non dobbiamo parlarne perché questo aggraverebbe la condizione degli omosessuali. Ma non è vero affatto. Ogni conquista civile in più modifica il comportamento, il costume sociale. Ogni legge di penalizzazione in più non lo fa. Quindi benissimo la seconda parte della legge Zan, ma malissimo, secondo me, la prima parte, che creerà conflitti nelle aule giudiziarie, da cui i denuncianti nel 90-95% dei casi non otterranno soddisfazione, e rafforzeranno invece la voce di chi si oppone al riconoscimento della diversità come una diversità tra le mille diversità che sono dentro ciascuno di noi. Io credo che la strada sia per questi motivi sbagliata, non per altri, e per quanto le sue argomentazioni mi sembrino ben formulate, tuttavia non mi convincono affatto. Prego Morena, prego. Allora, grazie.
Allora, è molto stimolante il dibattito con il dottor Taradas, quindi sono ben contenta. Non sono d'accordo su molti dei punti che lui ha detto. Innanzitutto, con questa legge noi non vogliamo, non c'è l'ambizione di voler costruire un nuovo percorso di tolleranza, perché le persone LGBT, le persone disabili, le donne non ambiscono quando si svegliano la mattina ad essere tollerate. Io sono una di quelle che sulla scuola della tolleranza ha fatto una battaglia. Le persone LGBT non vanno né accettate né tollerate, vanno semplicemente trattate come cittadini ai quali va riconosciuto il sacrosanto diritto di essere e di esistere. Quando parlavo prima del discorso della stepchild adoption, io non ho detto che non bisogna parlarne, io ho detto che non bisogna in questa sede sovrapporlo all'argomento del DDL Zan, perché in questa sede non c'entra nulla la stepchild adoption, la gestazione per altri, eccetera, perché purtroppo rischiamo di offrire il destro a coloro i quali su questi argomenti mirano a distogliere dal reale impianto della legge Zan. Solo per questo, non perché io non ritenga importante tutelare i figli delle coppie arcobaleno e quindi anche attraverso il riconoscimento della stepchild adoption, e mi auguro una pronta modifica della legge sulle adozioni. Però, torno a dire, la legge Zan non ha solo, poi voglio dire, è un impianto perfettibile. Io non sto dicendo che è la migliore legge del mondo, così come non sto dicendo che con questa legge o chi l'ha scritta avesse l'ambizione di andare a, come dire, paralizzare quella naturale, come dire, quel naturale spettro di discrezionalità che ogni giudice ha. Tutte le leggi dello Stato italiano hanno delle sacche di discrezionalità. Nel momento in cui la legge esce dal codice per farsi uomo, viene applicata nelle aule di tribunali, i giudici si muovono in un alveo di discrezionalità, signori. Non è la legge Zan l'unica all'interno della quale si creano sacche di discrezionalità. Non mi pare, e questo non lo dice Morena Rapolla, lo dicono i manuali di politica criminale, non mi pare però che con la legge Zan questa sacca di naturale discrezionalità che il giudice avrà nel momento applicativo diventi un preoccupante arbitrio scellerato. Cioè, io non vedo, anche perché ci sono delle sentenze della Cassazione, e ne cito una, la 31.655 del 2001, che ha affermato che il reato di istigazione a compiere atti di discriminazione non è in contrasto con la libera manifestazione del pensiero, così come sancito dall'articolo 21 della Costituzione, in quanto l'incitamento ha un contenuto fattivo di istigazione a una condotta, quantomeno intesa come comportamento generale, e Scusi, realizza quel quid posso fare una pluris domanda? rispetto a una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti personali. Quindi, Posso quando farle una parliamo di domanda? istigazione, prego, prego, anche La tua. domanda è: mi fa un esempio di istigazione nei confronti alla discriminazione o alla violenza nei confronti di omosessuali? Ecco, un caso storico, una Sì. No, vicenda che si possa richiamare. allora io non conosco tutti i carnet della giurisprudenza. La Cassazione ha Uno, applicato lo in. dovrei sapere uno. No, e vabbè, no, non sono una banca dati vivente. Allora, Esatto, esistono. allora, Allora, però no, questo però un mi dico, attimo, se lei dottor non lo Taradas, sa, non lo dico, mi faccia altrimenti dire un diventa attimo. molto difficile Allora, applicare. mi faccia dire una cosa, il problema non è richiamare dei fatti o delle sentenze che abbiano condannato episodi come l'istigazione all'odio omo-lesbo-transfobico. I motivi li abbiamo detti prima, che molte volte non si denuncia o che molte volte i percorsi giudiziari sono tortuosi. Se invece avessimo, e mi auguro che l'avremo presto, una legge che prevede a monte un apparato punitivo che prevede e dà voce a chi oggi una voce in quelle aule di giustizia non ce l'ha, perché sui codici non trova scritto quello per cui è stato preso a schiaffi, quello per cui è stato malmenato, trova scritto genericamente, non so, percosse, trova l'aggravante generica del 61 numero 1 del codice penale. Ma perché nel codice io, donna transessuale, nel codice penale non lo devo poter aprire e leggere con orgoglio che il legislatore mi tutela dai crimini d'odio perché sono una donna transessuale?
Per quale motivo io non devo poter fruire di questa tutela? È forse una tutela, chiedo una tutela maggiore rispetto ad altre persone? Non mi pare, anche perché la legge Mancino già ha previsto delle tutele specifiche. Si tratta solo di riconoscere che ci sono cittadini della Repubblica che, in quanto portatori di una specificità, diventano bersaglio sensibili dell'odio dilagante. E non bisogna attingere ai carnet della giurisprudenza per dire va fatto o non va fatto, non è una questione numerica. Io sono sicura che se passasse, se passerà come mi auguro il DDL Zan, sempre che Italia Viva torni, diciamo, a un minimo di buonsenso e che non... Guardate, per la politica tutta, i diritti civili dovrebbero essere l'argine invalicabile. Certa politica non deve darsi un peso solo perché si parla di diritti civili, eccetera. No, certa politica, e io sono di Italia Viva, lo dico, cioè lo dico tanto perché non voglio che si pensi che io faccia attacchi, però io non capisco perché Faraone, eccetera, adesso si ostinino a voler cercare a tutti i costi una mediazione con la destra che sappiamo a questi temi, non ci tiene proprio, non ci ha mai tenuto, anche il DDL Ronzulli, È un fantoccio creato ad arte, un'arma di distrazione di massa, mentre la gente continua a morire di omolesbobitransfobia, di misoginia, eccetera. Cioè, guardate, io lo dico in maniera accurata perché... Italo, posso... Morena, grazie. Sì, allora, volevo sentire Nicola. No, allora, Nicola, un attimo solo. Il ragionamento che fa Marco, io lo capisco, perché effettivamente il tema dell'aumento delle pene e quindi di questa funzione general preventiva non sempre o forse quasi mai effettivamente ha dato risultati. Io, come dire, riesco a capire molto bene quel ragionamento. La difesa di Morena è effettivamente è implacabile e dura anche questa, però penso che sia stata molto utile questa chiacchierata. Io abbiamo superato ampiamente l'ora, credo che abbiamo detto tanto, ci sarebbe ancora tantissimo da dire, però ci tengo a far parlare sia Nicola che Domenico di nuovo. Vi ringrazio già d'ora sia Marco che Morena, però ascoltiamo un attimo anche i nostri ospiti che avranno sicuramente qualcosa di, insomma, di interessante da aggiungere. Allora, Domenico, facciamo parlare prima Nicola? No, ma io sarò molto breve. Siccome siamo andati anche piuttosto pesanti sul tecnico, forse qualcuno che ci ascolta è rimasto... cioè non ci ha seguito con leggerezza, però io credo che invece questi argomenti tocchino da vicino e voglio proprio parlare della seconda parte della legge richiamando alcuni episodi, perché è di questi giorni, di ieri, di oggi, la notizia del registro scolastico della scuola di Padova. Allora, negli ultimi anni dell'amministrazione Obama, il quale aveva introdotto l'insegnamento della cultura gender all'interno delle scuole, eccetera, lui fece un provvedimento, o meglio, prese posizione rispetto ad alcune scuole che impedivano ai ragazzi di andare nel bagno della loro identità e non del loro sesso, dicendo anche che avrebbe tolto i finanziamenti a quelle scuole qualora non si fossero adeguate. La scuola di Padova invece ha fatto una cosa diversa, ha dato la facoltà a dei ragazzi 14, 15, 16 anni di registrarsi sul registro ufficiale della scuola con un nome diverso da quello dei documenti. Ecco, volevo chiedere un'opinione su questa cosa sia a Marco che all'avvocato. Cioè, se questa è cultura o se questa in realtà è qualcosa che non è cultura, è semplicemente un voler strafare in una direzione. Prego, Marco, prego, prima tu. Francamente non ho una risposta chiara da dare. Certo, io non vedo il rischio, insomma, di questi comportamenti. Cioè, se uno si ritiene donna
Qui c'è stata, come sappiamo, la sollevazione di gran parte delle femministe, delle organizzazioni, non soltanto in Italia, ma anche all'estero. Perché questo che cosa comporta? Se io mi sento donna ma non ho nessuna caratteristica femminile, allora posso usufruire, per fare l'esempio che si diceva prima, della legge sulle quote per le elezioni o per i consigli di amministrazione. Insomma, mi sembrano cose molto delicate e spero anche molto rare. Poi, naturalmente, ci sono dei casi in cui effettivamente c'è questa... Però, insomma, mi sembrano dei casi abbastanza particolari su cui non me la sento di esprimere un giudizio. Non vorrei che... Cioè, ho letto, insomma, quelli detenuti in un carcere brasiliano che si sono dichiarati donne e sono stati messi nella parte femminile, creando disastri a non finire. Insomma, siamo ancora, diciamo, alla casistica da film, da commedia all'italiana di serie C. Ci saranno sicuramente delle situazioni invece molto serie, però non vorrei parlarne io alla leggera e avere più conoscenza, ecco, eventualmente dei singoli fatti. Posso? Prego Morena, prego. Sì, ci vai. Allora, vai. Sì, voglio... Allora, innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco, che tutto questo non rientra nel DDL Zan. C'è un bell'articolo della sociologa Chiara Saraceno, apparso sulla Stampa, proprio che, chiarisce questo aspetto, cioè che il DDL Zan non autorizzerebbe, ad esempio, a cambiare la propria appartenenza a un sesso solo con un'autodichiarazione. Tantomeno autorizzerebbe interventi medici intesi a rallentare lo sviluppo sessuale di bambini o che manifestano un'incertezza sulla propria identità sessuale. Tutto questo appartiene ad altri percorsi legislativi e normativi. Noi abbiamo una legge sul cambio di sesso, la 164 dell'82, modificata in parte nel 2011, quindi anche questo campo non è campo del DDL Zan. Però voglio rispondere comunque al dottor Zaccaro riguardo a quello che ha detto. Allora, io credo che sia giusto dare sempre modo alle persone di essere intese, percepite per quello che sentono di essere. Nel senso, c'è, porto un esempio di questi giorni, c'è una bellissima campagna che in questi giorni si vede sui social e sui quali Salvini ha fatto anche un post, senza però specificare a cosa, diciamo, perché è nata questa campagna, in Spagna, con l'hashtag La ropa no tiene genero, che significa i vestiti non hanno sesso, ci sono delle fotografie di alcuni professori che hanno indossato la gonna e che quindi a scuola stanno con la gonna. E allora lì il Salvini di turno, vi pare giusto, bb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 
situazione, perché nella civilissima Spagna, purtroppo, un ragazzo che era andato a scuola con la gonna, perché evidentemente questo ragazzo voleva andare a scuola con la gonna, quindi non credo che questo genderizzasse qualcun altro o nuocesse agli occhi a qualcun altro o indottrinasse qualcun altro, avrà avuto il sacrosanto diritto, come ciascuno di noi sceglie la mattina se indossare i pantaloni o una gonna, quel ragazzo ha deciso di indossare una gonna. È stato espulso dalla scuola, mandato dallo psicologo, e insomma ne è nato un caso, perché evidentemente si è visto in quello qualcosa che non andava, non seguiva determinati cliché, determinati canoni di normalità, come se qualcuno potesse dettare o dipingere. Non mi risulta che nessun autore, pittore, nemmeno rinascimentale, abbia mai fatto un ritratto alla normalità. Non mi risulta che esistano manuali che definiscano la normalità. Ebbene, ne è nata questa bellissima campagna. Questi professori e anche alcuni compagni di scuola si sono ritratti con delle fotografie in gonna, sono andati a scuola con la gonna. Ora voi mi dite, a parte il fatto che non è vero che Obama ha imposto il gender dicendo che toglieva i contributi, scusate, questa cosa non mi risulta. Forse Obama ha, come dire,
da sempre a favore delle battaglie condotte per l'affermazione identitaria anche delle persone LGBT, Obama ha fatto una politica che andava verso il rispetto identitario di tutti. Quindi forse nelle scuole si parlava di educazione all'affettività, non di teoria gender, che torno a dire non esiste. Se qualcuno dei presenti mi dice che cos'è la teoria gender, magari lo imparo anch'io, ma lo ha sconfessato il MIUR. Posso puntualizzare un attimo? Io sono per Prego, quello prego. che diceva Obama, nel senso, io mi chiamo Nicola Zaccara, la mia identità mi dice che devo andare nel bagno delle donne, tu dirigente scolastico mi permetti di andare nel bagno delle donne. Questo aveva richiamato. E posso, e lo comprendo, voglio dire. Voglio sapere, insegnare la cultura su questi temi. Vuol dire per un dirigente scolastico concedere a un quattordicenne la facoltà di essere registrato come Nicolina Zaccara piuttosto che Nicola Zaccara? Al quattordicenne senza avvisare i genitori, senza preoccuparsi dell'identità sui documenti, con tutto quello che ne discende per tutto il resto delle nostre leggi. Ovviamente quel dirigente scolastico deve porsi il problema e anche se mi chiamo Nicola Zaccara, concedermi di andare in un bagno delle donne o risolvermi il problema diversamente, ma non può cambiarmi il registro scolastico perché io 14enne gli dichiaro che mi sento Nicolina e non Nicola. Questo mi ponevo questo tipo di problema. Allora, io ti faccio un'altra domanda. Sicuramente qui parliamo di minori, quindi è un terreno maggiormente sensibile. E come ho detto prima, parlando della giornata mondiale contro l'omolesbotransfobia e delle iniziative che verranno organizzate nelle scuole, sicuramente dovranno di concerto essere inclusi anche gli altri soggetti, quindi i genitori. Non è una cosa che lo decide il 14enne con la dirigente scolastica. Si intraprenderà un percorso volto alla comprensione, a far maturare la consapevolezza in questo ragazzo o in questa ragazza. Si cercherà come dire, di vagliare quello che è l'intimo sentire di quel ragazzo, senza né voler infrangere le leggi dello Stato italiano né null'altro, però non si può nemmeno pensare di dover imporre delle generalità anagrafiche, sempre e comunque solo Infatti, perché è un minorenne. Possiamo pensare, scusami, Sì. finisco, possiamo pensare di iniziare a praticare anche in termini di buone prassi, come ci chiede l'Europa, no? Più Europa si dice, quindi applichiamola questa più Europa anche diciamo, ai momenti più importanti, come può essere il momento scolastico. Si può pensare se un ragazzo 14enne manifesta un'identità di genere diversa da quella anagrafica, di fargli intraprendere un percorso. Io, per esempio, sono consulente legale di un consultorio dell'ASL di Salerno dedicato alle persone transessuali. Sono tantissimi i minori che iniziano il percorso, ma sono minori che vengono al consultorio con le famiglie, con i genitori. Quindi non è un discorso che si può, diciamo, decidere tra il ragazzo 14enne e la dirigente scolastica. Non si può dare l'opt-out alla dirigente scolastica. Devono essere coinvolti tutti i soggetti. E quindi avviato un percorso teso alla costruzione, uno, della consapevolezza della persona alla ricerca della propria identità e quindi al rispetto e all'affermazione di quell'identità di genere, così come percepita, anche se distonica rispetto a quella anagrafica. Ma non si può pensare di fare un braccio di ferro e farmi la domanda secca: è giusto cambiare o consentirgli di registrarlo? Sarà giusto. Ma manco giusto, sarà il caso di registrarlo con l'identità di genere d'affezione e quindi percepita da quel ragazzo che si sente una ragazza, all'esito magari anche di un percorso con i genitori, con la dirigente scolastica, sempre più adesso ci sono anche degli psicologi scolastici, eccetera. Sarà giusto registrarlo all'esito di un percorso di affiancamento. Noi dobbiamo pensare non a rispondere se è giusto o meno, noi dobbiamo pensare a prenderci cura di questi ragazzi e di queste ragazze che manifestano un disagio, no? Del quale nemmeno loro
capiscono granché, perché non hanno gli strumenti ancora. Io ricordo me stessa all'epoca, avevo questo tumulto dentro, sono stata vittima di bullismo quando all'epoca non si chiamava nemmeno bullismo, ma certo nessuno mi veniva a chiedere ma tu come ti senti dentro, eccetera. Oggi invece, per fortuna, esiste tanto altro, si sono fatti tanti passi in avanti in termini di civiltà. Quindi a me non interessa che sia giusto registrarlo con l'identità di genere che lui si sente di manifestare al mondo. A me interessa che di quel ragazzo, di quella ragazza, la scuola in quel caso e tutti gli attori coinvolti, i genitori, tutti gli agenti educativi, se ne facciano carico, comprese le istituzioni, compresa la politica che continua a girarsi dall'altro lato definendo questi temi sensibili. Signori, non serve sensibilità. In tema di tolleranza e accettazione, io sono una di quelle, sempre in tema di decostruzione degli stereotipi, che non crede né che le persone LGBT siano più sensibili, né tantomeno che questi siano temi sensibili. Parliamo di diritti umani e la politica ha il dovere di non classificare, di non creare cittadini di serie A e cittadini di serie Y. Tutto qui. Domenico. Nicola, poi chiudi tu, fai tu la chiusura. Nel frattempo voglio sentire Domenico, che ha atteso con pazienza e con rispetto. No, non ho atteso, ho seguito il discorso, che ovviamente è molto interessante, andrebbe dibattuto sicuramente di più, anche perché credo che, come dicevo anche prima, fondamentalmente, cioè a maggior ragione dopo l'esempio che ha fatto adesso Nicola e tutta questa questione qua, credo che sia molto più importante dare un insegnamento, promuovere la diversità per quella che è, piuttosto che fare leggi di questo genere. Mi chiedevo solo, in un paese in cui si fa molta fatica a capire le leggi, perché fondamentalmente io, che sono una persona, io sono un italiano medio, fondamentalmente leggendo il DDL Zan, una delle critiche che si fa è che semplicemente scegliere le parole da inserire, quindi identità di genere, piuttosto che cioè già quello è difficile da far capire. Ora, io ho fatto università, ho studiato antropologia culturale, io leggendo l'incipit non ci trovavo nulla di strano, cioè, mi sembrava tutto normale, ma posso capire che se lo faccio leggere a mio padre o a qualcun altra persona, già lì potrebbe avere difficoltà nel capirla la legge. Quindi, appunto, dicevo, in un paese in cui si fa molto fatica a capire le leggi, soprattutto quelle punitive, fra virgolette, ritengo che sia più giusto fare leggi che promuovano i diritti di qualcuno, e che lì è chiaro, è più cristallino, c'è poco da obiettare, piuttosto che fare leggi punitive tra virgolette come questa, che invece, come diceva anche Morena prima, vanno a rimescolare, mettere nel calderone un sacco di altre cose che non c'entrano nulla. Nel preparare questa discussione ho visto un video interessante con una giurista di cui mi sfugge adesso il nome, forse Ida lo ricorda, in cui io perlomeno ho capito proprio questo, quello che diceva l'avvocato. Nel DDL Zan c'è scritto questo, non c'è scritto dell'utero in affitto, non c'è scritto nulla. Ora però, magari io che ho accesso ad alcune... ad alcuni canali di informazione, che leggo determinate cose, riesco a capire questa cosa qua, che la legge parla di quello e non parla di altro. Forse farlo capire anche a persone che non sono avvezze a questo tipo di ragionamento e preparate a questo tipo di cose risulta più difficile. Ecco perché secondo me ha più senso, avrebbe sempre più senso fare una legge sui diritti, una legge quindi che promuova qualcosa di positivo, che promuova la diversità, come appunto per certi versi, no, per certi versi fa anche il DDL Zan nell'ultima parte, piuttosto che inserire delle cose punitive, che poi anche lì, cioè, vai a capire
cioè, avremmo bisogno di capirle le leggi, ma voglio dire, se non le capiscono molte persone che non hanno fatto giurisprudenza, ma che comunque sono preparate in altri campi, figuriamoci come possa capirlo la classica casalinga di Voghera. Ecco, invece dare un diritto, riconoscere un diritto, affermare un diritto, secondo me è una cosa un pochino più semplice che arriva prima a destinazione, ecco, va a colpire meglio nel segno. Domenico, io ti volevo chiedere, visto insomma la tua passione per il tema fake news e quant'altro, quali erano come dire, le balle Guarda, più clamorose che hai sentito su questa specifica materia? ti dico la verità, ho fatto fatica a racchiuderle in un discorso, semplicemente perché dopo aver, da quando abbiamo deciso di fare questa chiacchierata, mi sono reso conto che erano proprio balle di sana pianta, nel senso cose che ad un'attenta analisi, perché smentire una fake news è difficile, perché devi andare a trovare la fonte, devi andare a capire chi ha rilasciato prima la notizia, cosa c'è di quella foto, cosa. In questo caso non è neanche una fake news, sono proprio palle vere e proprie, perché il testo è lì, basta andarlo a leggere. E allora chi mi viene a dire, che ne so, dell'utero in affitto, che non si fanno più i presepi, che non si fanno più i canti di Natale, basta che uno va a leggere il DDL Zan e dice: ma scusa, ma dove è scritto che non si fanno i canti di Natale? Dove è scritto? È chiaro che non c'è scritto, ecco perché sono delle balle. Poi sulla questione lì, ecco, lì forse un po' il passaggio in cui si dice, ora lo vado a leggere perché non lo ricordo, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento, lì un po' magari qualcuno resta spiazzato, però è ovvio che cioè, non credo che vada a intaccare appunto la libertà, cioè il principio cardine della Costituzione, la libertà di espressione, quindi cioè, non, indirettamente non può andare a intaccare quella cosa là. Ecco, a me è sembrato ovvio. Non le trovo fake news, le trovo proprio classica pubblicità, cioè propaganda politica basata sul nulla. La fake news è più studiata, ecco. Per smontare una fake news devi indagare, per smontare questa cosa qua basta che pigli il coso, glielo leggi, stop. Hai capito? Perché a un certo punto era venuto fuori pure che praticamente le omelie dei preti sarebbero state censurate perché appunto parlavano di amore eterosessuale e basta. Non mi tirare il ballo sulle omelie perché sai come la penso, No, però so voglio che no, tu sapere. sei un anticlericale, tu sei un anticlericale, però voglio dire, di interesse comune. Sapere che non è vero che No, ma l'omelia del prete io lo può so. essere portata in tribunale a meno che chiaramente non faccia altro o addirittura che sarebbero state censurate interi passaggi dei testi religiosi, non solo la Bibbia, ma quant'altro. Libero, Domenico, tu ti lo sai, io non ringrazio, sono Morena. anti nessuno, io non sono anti nessuno, io sono di quelli che ognuno è libero di dire quello che vuole, non sono anti nessuno. Però, ecco, perché ognuno deve essere libero di poter dire quello che vuole? Perché se dice una stronzata, deve esserci qualcuno che glielo faccia notare. Allora, in questo caso qua, a me sembra chiaro, sembra logico, no? Non c'è neanche da andare a investigare. Poi, ecco, però un appunto lo faccio a tutti i professoroni a volte quando dicono basta andare a leggere il DDL. Beh, no, non basta andarlo a leggere, perché se non leggi anche la legge Mancino non puoi capire il DDL Zan, perché che leggi sostituisce le parole, sì, ma se non vai a leggere anche quella non la capisci. Quindi la superficialità è... Allora, lo dico, il problema di questo paese è la superficialità. È sempre stato così. Cioè, sempre, non lo so, da quando sono nato io è questo. La superficialità, l'approccio alle cose in maniera troppo, troppo, troppo banale, quando basterebbe a volte pochissimo per, secondo me, anche per far capire le cose alle persone. Non serve lezioni universitarie, servono spiegare per bene le cose. Ci sono tanti divulgatori, ora in ambito scientifico ci sono un sacco di divulgatori, Geologia Pop, Link for Universe, Bressanini, persone che con una semplicità disarmante
spiegano cose complessissime. E il numero di persone che le seguono è aumentato negli anni, quindi vuol dire che questo tipo di cose colpisce, arriva. Allora, se riescono a spiegare come andare sulla Luna in modo capibile, riusciremo anche a spiegare perché l'utero in affitto non c'entrerebbe col DDL Zan. Basta non fare cacciare sulle Domenico. cose. Domenico, allora la giurista che hai richiamato tu, ne avevamo parlato, è Vital Bazzolini. Vital Bazzolini. Però credo che anche Morena sia stata all'altezza Assolutamente, della certo. situazione e oggi ci ha dato veramente un sacco di cose. Allora, una battuta a Marco che ci segue da più lontano e poi la chiusura la lascio a Nicola, per tirare un po' le fila del discorso. No, io intanto ringrazio Nicola che mi ha invitato, ringrazio Più Europa di Lauria che ha organizzato questo incontro. Come sapete, Più Europa è a favore della legge Zan e io faccio parte della segreteria di Più Europa, ma dissento. Morena fa parte di Italia Viva e Italia Viva in questo momento è contro. Quindi credo che incontri di questo genere servano. Io personalmente credo che servano più di certe leggi a far maturare una consapevolezza sul fatto che i diritti civili, i valori universali della persona siano qualcosa di forte, robusto e dove ci si può anche confrontare senza avere la stessa opinione, ma avendo comunque lo stesso tipo di vedere. Come un valore la diversità, che ripeto, è in ciascuno di noi, al di là delle differenze anagrafiche o delle registrazioni di qualsiasi tipo. Quindi grazie di questa discussione, tra l'altro con ospiti veramente competenti e chiari, in particolare, lasciatemelo dire, l'avvocato Rapolla, e questa è la cosa migliore, insomma, aumentare sempre più la discussione su questi temi, far vedere anche i diversi punti di vista, far parlare i protagonisti, coloro che in prima persona hanno avuto, immagino, difficoltà nella loro vita e tanti ostacoli da superare prima di essere riconosciuti nel loro valore, indipendentemente dallo sguardo degli altri. Questa è la cosa più importante, e quindi grazie, grazie tante, grazie di nuovo. Allora, Italo mi lascia sempre questo compito di concludere che stasera mi fa particolarmente piacere perché una cosa è scontata. Qui nessuno è per la non libertà di pensiero, nessuno è per la discriminazione, nessuno crede che siamo nemmeno nella sufficienza rispetto a questi temi nel nostro paese. Abbiamo richiamato anche la Carta Costituzionale. Io invito anche chi ci ascolta ad andarsi a vedere anche i dialoghi costituenti curati da Marco, che si trovano anche sul sito di Più Europa, perché è un lavoro lodevole fatto da Marco. Lo ringrazio particolarmente per esserci stato, anche perché abbiamo tanti altri argomenti di cui discutere anche in seno a Più Europa. Ringrazio l'avvocato. La chiamo Morena, senza avvocato, perché spero che inizi anche un confronto sui temi. Italo e Domenico, ci vediamo sempre e sono attenti a questi argomenti. Ritorno sull'argomento di prima, perché io mi arrabbio quando noi facciamo finta di curare anche l'aspetto culturale su certi argomenti. Ecco perché ritorno su quell'argomento là. È successo che in un'assemblea d'istituto, dei ragazzi di un istituto con 1200 studenti, abbiano chiesto al preside di poter esprimere loro il nome con cui volevano essere registrati e il dirigente scolastico ha accettato questa cosa. Allora, il dirigente scolastico avrebbe dovuto spiegare loro che indipendentemente dal nome con cui erano registrati, lui era attento alle sensibilità di questi ragazzi. Ecco, credo sarebbe stato più efficace e anche più efficiente dal punto di vista,
culturale. Ecco, semplicemente questo. Noi diventiamo a un certo punto molliccio, cosa che invece Obama non era stato molliccio. Era questa l'opinione che io volevo esprimere da questo punto di vista. Cioè, ovviamente il percorso che diceva Morena, al termine di un percorso fatto in un certo modo, nella maniera più puntuale, anche più attenta possibile, anche più libera possibile da parte del ragazzo, si può decidere di tutto. Ma senza un percorso, con un'assemblea d'istituto, una cosa a valere non per uno, non per due, non per cinque, ma per tutti, che possono anche decidere di chiamarsi Topolino scherzando sull'argomento che invece è molto serio, io credo che invece di migliorarlo da un punto di vista culturale l'argomento, in realtà ha creato una falla proprio in quello che noi non dobbiamo creare falle. Dal punto di vista tecnico-giuridico io mi astengo da ogni considerazione perché non ne sono all'altezza. Ringrazio ancora, ringrazio anche chi... Prego. No, dico... Voglio... Posso? No, sto... Italo, vado? Sono... Ok. No, voglio solo sfornare... Abbiamo sentito, però. Non ho capito. Devi accendere il microfono. È acceso, no? Vai, 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 sono aperti i microfoni. Sì, sì. Ok. No, volevo solo... siccome... tu Italo lo sai, a me piace concretizzare delle cose. Allora, visto che questa discussione è stata così bella, approfondita, e visto che abbiamo parlato di una cosa anche un po' più, cioè non un po', una cosa abbastanza complicata, complessa se vogliamo, impegniamoci come più Europa a portare in piazza una giornata, un giorno, un movimento, un qualcosa a favore della diversità, invitiamo l'avvocato Rapolla, invitiamo qualche altra persona e scendiamo tra la gente per far capire in modo diretto, in modo chiaro, in modo cristallino, come effettivamente diceva Marco, siamo persone, siamo diversi tutti perché lo siamo a prescindere ed è così, è un dato di fatto. Allora scendiamo anche in piazza, Covid permettendo, magari l'anno prossimo, magari fra 6 mesi, però portiamo fra le persone questa cosa, organizziamo qualcosa che faccia che vada su questo binario, diciamo. Molto bene. Morena, volevi aggiungere qualche cosa veloce? Sì, solo ringraziare tutti perché è stato un dibattito molto stimolante, seppur diciamo nella diversità di vedute. Mi è molto piaciuto il clima che si è respirato, ringrazio perché è stato un bel momento di crescita anche per me. E io ci sono per qualunque iniziativa, quelle di cui parlava Domenico, io ci sono sempre, è bello scendere tra la gente e... Nicola, l'ultima cosa, fermo restando che quel dirigente scolastico auspichiamo un percorso strutturato, eccetera, però consentimi di dire, io credo che invece abbia fatto un atto di straordinaria e rivoluzionaria, ha fatto un abbraccio a tutte le identità, riconoscendo la possibilità ai ragazzi e alle ragazze di registrarsi per quello che si sentivano. Poi al di là di leggi, non leggi, ne possiamo parlare fino a... però che ben vengano dirigenti scolastici coraggiosi e che trasmettano ai ragazzi questo rivoluzionario messaggio che l'identità e la diversità sono ricchezze, sono serbatoi di forza e bellezza, perché noi dei ragazzi abbiamo solo da imparare. Quindi se ai ragazzi diamo gli strumenti giusti, la stessa Costituzione, che cos'è? La Costituzione è una promessa di rivoluzione. I padri costituenti e le madri costituenti hanno fatto questa promessa di rivoluzione da qui all'eternità e saranno i nostri ragazzi a realizzare quella rivoluzione. Però spetta a noi la responsabilità di formarli e dare loro gli strumenti giusti. È uno di questi grimaldelli per scardinare il pregiudizio, lo stereotipo, affinché nessuno si senta sbagliato, è proprio quello di riconoscere tutte le identità sempre e comunque, perché dal riconoscimento di se stessi, se io mi riconosco oggi allo specchio, io sono una persona
felice e posso essere felice solo se abbraccio me stessa, solo così potrò a mia volta abbracciare l'altro. Allora, io ho detto le conclusioni a Nicola, invece le conclusioni le faccio io a questo punto, perché si è aggiunto, come dire, una serie di argomentazioni molto interessanti, a partire dall'inversione dei ruoli tra Marco Taradas e Più Europa e Morena Rapolla e Italia Viva. Colgo invece, e quindi va bene, questo significa che bisogna riflettere ancora di più. La proposta di Domenico è molto interessante, quella di parlare in piazza. Morena lo sa che noi come Più Europa Lauria, non so se Marco ne ha avuto notizia, forse no, ma come Più Europa Lauria abbiamo cominciato a intraprendere un percorso argomentativo con l'area liberal-democratica riformista proprio qui a Lauria. A Potenza è stato fatto un percorso simile. Quindi sarà davvero questa l'occasione di parlare di diritti civili, di parlare anche di referendum su eutanasia, che per me è molto importante, di parlare di referendum sulla giustizia, che pure credo sia un altro argomento molto 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 importante, e chiaramente parlare anche di quello di cui abbiamo discusso oggi. Il discorso lo voglio... una forza politica comune, perché noi con Italia Viva, con il gruppo di Calenda Azione, con il gruppo di Bentivogli Base, siamo in grado di arrivare a un risultato elettorale a due cifre, e questo cambierebbe la politica italiana e ci farebbe uscire dallo scontro ormai inutile fra centrodestra e centrosinistra, che per 20 anni non hanno fatto all'Italia affatto del bene. Quindi cerchiamo di essere partito di governo unendo le nostre forze, come tu dicevi poco fa. Italo, su questo io Marco... su questo io scusami Marco, Nicola, volevo allora solo dire... Dicevo, su questo io Marco la pensiamo esattamente allo stesso modo da anni, per cui credo che anche la questione discussione dell'altro giorno di liberal democratici o riformisti, insomma, io e Marco la pensiamo allo stesso modo. Perfetto. Allora faccio così, anticipo che inviteremo Marco, se vuole raggiungerci, chiaramente un po' più lontanuccio, ma sicuramente Morena per Italia Viva, e a questo punto allargo anche a Base e Sergio Ragone, che è responsabile per la Basilicata, lo invito, che so che conosce bene anche Morena, li invito qui, li invitiamo con Nicola e Domenico a Lauria per parlare di diritti, per parlare di formazioni politiche a due cifre, come dice anche Marco, e incidere in maniera profonda e forte sia sulla politica locale, ma anche sulla politica nazionale. A questo punto siamo quasi all'ora e 46 minuti, davvero vi saluto, davvero vi ringrazio e alla prossima, sperando di farla dal vivo e di persona in piazza. Grazie a tutti, grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci, vi saluto, vi abbraccio e alla prossima.